Un restyling strutturale e operativo per aiutare a migliorare il lavoro dei tecnici, dei previsori, nell'analisi dei fenomeni meteo in tempo reale e agevolare le sinergie con gli altri centri funzionali e il tavolo sinottico nazionale, in particolare nelle situazioni previsionali più delicati. Queste le novità che caratterizzano la nuova sala previsioni di ARPAL, ammodernata come l'infrastruttura di calcolo, grazie ai progetti GIAS e SICOMAR Plus. È un rinnovamento proprio della potenza di calcolo, dell'infrastruttura, al fine di renderla sempre più solida e confacente agli standard operativi necessari alla modellistica particolarmente complessa che viene utilizzata presso il nostro centro, e un rinnovamento anche per quanto riguarda le comunicazioni e le telecomunicazioni, nel senso che in questo modo siamo sempre più connessi al mondo esterno. Ogni giorno effettuiamo degli incontri virtuali con i previsori delle altre regioni, con il tavolo sinottico, con la protezione civile nazionale, proprio in un'ottica di sistema e miglioramento, un sempre maggiore precisione, diciamo, nello svolgimento della previsione, che comunque, nonostante ciò, è bene ricordare, resta sempre una previsione affetta quindi da una determinata incertezza. Attraverso la nuova dotazione tecnologica si rafforza ancora di più quel lavoro di collaborazione tra enti regionali e nazionali che durante la pandemia si è instaurata con l'utilizzo dei collegamenti a distanza. Nella pandemia abbiamo imparato sicuramente ad accorciare le distanze e a contrarre il tempo con cui le persone si incontrano e si confrontano. E anche in questo contesto non potevamo, diciamo, che fare proprio prendere al balzo l'occasione, la necessità anche noi di essere sempre più connessi e fare rete proprio con il sistema nazionale.